Fatto i 15 minuti di ritardo della sposa, siamo perfetti. Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. Mi chiamo Dennis Volani e sono uno dei candidati al Consiglio regionale per il Veneto. Con me questa sera c'è Stefania Mesiano, anche lei candidata al Consiglio regionale del Veneto. E gli ospiti questa sera sono il professor Erasmo Venosi, ex componente della Commissione Ministero Infrastrutture per la revisione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica. La dottoressa Marta Vanzetto, esperta di diritto ambientale, nonché anche lei candidata al Consiglio regionale per Vertingaronese. E Liliana Zatron, consigliere comunale a Vicenza del Movimento 5 Stelle. TAP, treno ad alta velocità. Chi è che non ricorda quando 20-25 anni fa uscirono i primi treni veloci in Giappone? Bellissimi, stupendi, andavano come proiettili. Poi arrivò il TGV in Francia, anche quello, tutti quanti parlavano benissimo di questo treno proiettile. E poi si avvicinò anche l'Italia. Arriviamo ai tempi nostri con quello che conosciamo essere la TAP in Valsusa, la Torino-Lione, tutti gli scontri che ci sono stati, fino ad arrivare ancora più vicino a noi, quando qualche giorno fa il super funzionario in calza al Ministero delle Infrastrutture, proprio per la TAP di Firenze, è stato arrestato, che per 14 anni ha gestito miliardi e miliardi delle nostre tasse per dubbi progetti. E poi la caduta di Lupi. Ma non si ferma qui, perché la TAP si sta avvicinando a noi. E siamo qui per dirvelo, perché fanno in modo di nasconderlo, fanno in modo di nascondere i progetti e di dire come stanno le cose. Padova, Vicenza, Verona distruggeranno e apriranno come scatole intere città. Abbatteranno decine e decine di case, strutture, senza parlare di centinaia di ettari che verranno tolti, rubati, dico io, all'agricoltura. Vi do un piccolo antipasto e dopo iniziamo, un antipasto che forse troverete un po' difficile da digerire, ma un chilometro di TAP costa le nostre tasche, costerà le nostre tasche, 158.712.000 euro. Un metro di TAP, un metro di TAP, 158.000 euro. Un centimetro, un vostro dito, 1.580 euro. La domanda viene logica: in un momento di crisi dove le famiglie perdono lavoro, non ci sono posti, chiedono a noi italiani di fare più sacrifici, di pagare più tasse, se non paghiamo più tasse siamo vessati, ci tolgono la casa, il lavoro, i figli e il futuro. Allora, cosa dite? Con quel centimetro di tavola, cosa potremmo fare per noi? Bene, lascio la parola al professor Erasmo Venosi, che inizierà a parlarci di tavola. Grazie. Per rispondere ad alcune domande, la prima domanda è: ci sono le risorse finanziarie per realizzare questo progetto? La seconda domanda è: in quanto tempo sarà realizzato? La terza è: nell'ordine, quindi nella sequenza della importanza delle infrastrutture, è questa qui che sta al primo posto, o per esempio contestualmente c'è il nodo di Verona e il Brennero, il traforo del Brennero e il quadruplicamento della fortezza Verona? Terza, ultima domanda:
le ricadute sul piano sociale, quindi la questione degli impatti ambientali, la questione degli espropri e la questione dei danni. Prima però mi è stato detto che qualcosina su che cos'è l'alta velocità e gli impatti che comporta io la devo dare, la darò. Per alta velocità, diciamo dal punto di vista dell'ingegneria ferroviaria, si parla di alta velocità nel momento in cui si superano i 160 km all'ora, che è un limite di demarcazione che comporta l'aumento del cosiddetto interbinario, cioè la distanza tra l'asse e la mezzeria di un binario e la successiva, e del binario contiguo. Quando si supera questa velocità, l'interbinario deve essere almeno di 4,5 metri. Quindi, come limite inferiore, supera i 160 e si modifica l'interbinario. Come limite superiore, nel contesto italiano, si è scelto i 300 km all'ora. I 300 km all'ora comportano degli effetti sul piano ambientale e sul piano dei parametri ingegneristici, quali il raggio di curvatura, quindi l'inserimento sul territorio per una velocità di questo tipo, non può essere inferiore a 5,5 km. Voi capite bene, quindi, che una cosa è fare 300 km all'ora tra Madrid e Siviglia, tra Parigi e Lione, due poli industriali, è un'altra cosa, ma non antropizzati, quindi con una fortissima urbanizzazione, come da Torino fino a Venezia e a Trieste, è un'altra cosa farlo in quei territori. Qui c'è una grande difficoltà di inserimento della infrastruttura pesante all'interno di un territorio dove la densità abitativa è molto alta e dove il processo di urbanizzazione ci porta a utilizzare la denominazione di megalopoli padana per dire una città diffusa senza soluzione di continuità, e da Torino va fino a Trieste, e dove mediamente la distanza tra le città è intorno ai 70-80 km, 50 km, e c'è questo policentrismo, cioè questa detenzione di attività importanti tra tutte le città. Nessuna è egemone sull'altra, Milano, Lombardia, però ci sono città come Padova, per Vicenza, sono parimenti detentrici di flussi di merci e viaggiatori e di attività economiche importanti. Un treno ad alta velocità per raggiungere 300 km all'ora, un ETR pesa 570 tonnellate, ha bisogno, per arrivare da 0 a 300 km all'ora, di qualcosa come 21-23 km, e con le zone di sicurezza 8 km per fermare. La distanza, per esempio, tra Vicenza e Padova è di 30 km, in via del tutto teorica i 300 km all'ora li avremo su un chilometro. Quali sono gli effetti che determina un treno a 300 km all'ora? Il primo effetto, il più impattante, è quello dovuto alle vibrazioni. Vibrazioni che vengono curate utilizzando una tecnologia, si chiamano i tappetini sotto ballast. La vibrazione non è altro che un movimento ondulatorio di onde superficiali che viene trasmessa dalla sorgente attraverso il mezzo, il terreno, al recettore, che possono essere fabbriche, che possono essere residenze. Per rompere questa onda di trasmissione si utilizza questa tecnologia. Il secondo effetto è il rumore aerodinamico. Fino a 250 km all'ora il rumore prevalente si chiama di tipo meccanico ed è dovuto all'interazione tra ruota e rotaia, e che può essere chiaramente intercettato da pannelli fonoassorbente antirumore, che basta che siano collocate all'altezza delle ruote. Superato 250 c'è questo rumore aerodinamico, le cui sorgenti sono in alto, ha una intensità, una legge di crescita molto diversa rispetto al rumore meccanico, e ha bisogno o che il treno vada praticamente in
cosiddetti viadotti, o che sia abbastanza sollevato, oppure che deve essere intercettato da gallerie naturali, oppure con grandissimi pannelli solari. Il terzo elemento impattante è la tensione di alimentazione, la corrente, banalizzando. La corrente attuale, banalizzante, è 3.000 volte in corrente continua. Un treno ad alta velocità ha 25.000 volte in corrente alternata. Quindi necessita questa, diciamo, questo tipo di alimentazione, di un elettrodotto proprio costruito a parte. Si chiama elettrodotto dedicato a 232.000 volte. Questa, diciamo, è la configurazione e gli effetti. Alta velocità è stata anche detta alta capacità, ma era un modo per, diciamo, per far passare per il consenso, perché poi alta capacità vuol dire molti treni viaggiatori e molti treni merci. Sulla trasversale padana da Torino fino a Trieste si era detto che l'alta capacità significava 50% treni viaggiatori, 50% treni merci. Per questioni tecniche che non sto qui a dire, sarebbe troppo inutile, dovete sapere che la Torino-Milano alta velocità e la Milano-Napoli-Salerno alta velocità non c'è stato nemmeno un treno merci, e che la Torino-Milano, che ha una potenzialità di 300 treni al giorno, ha 28 treni al giorno di FS e 12 di Italo. Siamo quindi a 40 treni al giorno. Io però vorrei arrivare adesso, entrare sulle slide. Questo è il famoso corridoio 5. Si parla da tanto, è un corridoio. Che cos'è un corridoio? Il corridoio è un pezzo di territorio dove ci sono città che si scambiano flussi importanti di viaggiatori e di merci, e all'interno del quale la comunità ha detto: fate investimenti in modo da avere dei flussi di movimentazione abbastanza rilevanti, fluidificati, diciamo, no? Velocizzati. È evidente che da Lisbona fino a Kiev sarà impossibile esportare le olive di Lisbona portoghese fino a Kiev, però è un modo per dire all'interno di questo corridoio infrastrutturale dovete fare gli investimenti in modo che sia realizzato questo obiettivo della velocizzazione dei flussi. Che succede? Succede che crolla nel 2008 la banca Lehman, c'è lo scandalo dei subprime, la crisi investe l'Europa, il Portogallo va quasi in default e dice: io soldi non ne ho, e quindi sto pezzo qui da Lisbona a Madrid non lo faccio più. Vengono rivisti i corridoi infrastrutturali, da 30 diventano 14, il corridoio che prima era 5 passava di qua si chiama corridoio adesso mediterraneo, e i corridoi infrastrutturali che interessano l'Italia sono 4. Per favore la slide successiva. Questo è il nuovo contesto infrastrutturale dei corridoi. Vedete, il corridoio mediterraneo non va più fino all'Ucraina, ma si ferma al confine con l'Ungheria, parte invece da Lisbona, dal porto spagnolo di Algeciras, e va avanti qui e fino. Quindi questo, i corridoi infrastrutturali sono 4, come vedete, c'è il Baltico, il Mediterraneo, lo Scandinavo e il Regno Alpi. Se mi passa la successiva. Ma su questa linea attualmente che cosa c'è di approvato? C'è approvato il progetto preliminare, è stato approvato il 29 marzo del 2006 da chi? Dal CITA. Chi è? Il Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da 15 ministri, e viene integrato, quando si approvano questi progetti, dal Presidente della Regione. Il criterio approvativo è quello del criterio della maggioranza, quindi il Presidente della Regione va per un quindicesimo. Questa delibera approva il progetto preliminare da Verona a Montebello e da Grisignano Zocco fino a Padova, e dice: caro RFI,
cerca di fare il progetto per l'attraversamento anche di Vicenza, visto che in quel periodo Vicenza aveva proposto un sottoattraversamento, cioè una galleria che sottoattraversava Vicenza da Altavilla fino a Settecana. Dal 2006 fino all'ottobre del 2014 c'è stato silenzio totale. Poi è ripartita l'opera. La successiva, per favore. Quanto costava? Beh, il progetto preliminare del 2003, vedete? Costava 2.630 milioni di euro. Arriviamo alla delibera CIPE numero 94 del 26 marzo del 2006, dove ci sono le due fasi, vedete? La prima fase significa per una porta nuova, Montebello e Crisignano Padova, e la seconda fase è la parte intermedia. Beh, quanto costa la prima fase? 3.333 milioni di euro, più 1.000 e qualcosa la fase di attraversamento, diciamo, da Montebello fino a Crisignano, per complessive 4.403 milioni di euro. La cosa che voglio farvi vedere è che quando si fa un investimento infrastrutturale, in genere, se si fa la cosa seriamente, si calcola la cosiddetta redditività sociale. Ma questo investimento porta un beneficio localmente, la si fa in che modo? Con la cosiddetta analisi costi-benefici. Se i costi, i benefici sono superiori ai costi, noi avremo un valore positivo. Se è indifferente, i costi uguali ai benefici, se è negativa, quindi non c'è una redditività sociale, quindi un incremento del benessere sociale, i costi devono essere maggiori dei benefici. E infatti i costi superano i benefici per mezzo miliardo di euro. Eccolo qui. Andiamo avanti. Questa è la relazione istruttoria del gruppo del Ministero dell'Ambiente che ha fatto la valutazione di impatto ambientale. Quindi questo è un tipo di opera che va sottoposta alla cosiddetta via. E vediamo cosa dice il gruppo istruttore. Se va avanti, dice che tra Verona e Vicenza, vedete, l'interasse è 4,5 metri, la tensione di alimentazione è 25.000 volt, il raggio di curvatura è 3,7. Ma perché 3,7? Perché sulla linea non si sceglie i 300 km all'ora, ma si sceglie un intervallo variabile tra 2,20 e 2,50, la successiva. Vediamo i soldi, quanti soldi ci sono, visto che qua la predicazione da settembre in poi, sull'Arena, sul Corriere del Veneto, sul Giornale di Vicenza, è stata sempre che i soldi c'erano, perché lo assicurava il ministro. Questo qui è il quella precedente, per favore. Questo qui è il 12° allegato infrastruttura, documento di economia e finanza, approvato dal governo e dal Parlamento nel mese di aprile del 2014. Vediamo quanti sono i costi. Noi l'abbiamo lasciati, ricordate, a 4.500 euro. La successiva, vediamo. Per un istante vi faccio notare che, per esempio, il primo lotto della Fortezza Verona, importantissima, ha disponibile 53 milioni di euro, rimangono 1.520. Il secondo è finanziato, il terzo anche, il quarto lotto manca quasi tutto e via dicendo. Manca un gran pezzo del finanziamento di un'infrastruttura importantissima, no? Che è l'infrastruttura di interscambio delle merci tra il Veneto e il Nord Italia con il centro Europa, attraverso questo il passo del Veneto, e poi vedremo attraverso il Gottardo e l'Hochberg. Vi faccio anche vedere, se va avanti per favore, ecco, vediamo la tratta che interessa, diciamo, Vicenza, eccola qui, Verona-Padova, vedete?
sono diventati 5.130 milioni di euro, disponibili 160 milioni, ce ne servono 4.969 per realizzarla. La successiva, per favore. 4.69 miliardi, 5.010 miliardi, sì. È troppo grosso. Nel mese di agosto, quindi esattamente 4 mesi dopo, viene sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Rete Ferroviaria Italiana, che è la società che gestisce gli investimenti per conto delle ferrovie, il contratto di programma, che è un contratto che fissa obblighi, assegna risorse finanziarie, temporalizza gli interventi. La successiva. La tratta che a noi interessa è la, eccola qui, è la Verona, ecco, prima noi trovavamo Verona-Padova, adesso troviamo Verona-Vicenza e Vicenza-Padova, poi vediamo perché. Il costo, beh, per la Verona, per la tratta Verona-Vicenza arriviamo a 3.658 milioni di euro, sono disponibili 369 messa dal Ministero dell'Economia e Finanze. Per l'altra tratta, quindi da Vicenza fino a Padova, abbiamo 2.383 milioni di euro, disponibilità zero, per complessivi 6.051 milioni di euro. Quindi siamo partiti da 2.333, siamo arrivati a 4 e qualcosa, poi a 5.11, adesso arriviamo a 6.051 milioni di euro, con un incremento tra il mese di aprile e il mese di agosto di 1.206 milioni di euro. Se va avanti, qui c'era una roba buona, voglio farvi vedere, per esempio, che un nodo importante come quello di Verona costa 180 milioni di euro e disponibili ce ne sono due. Quindi il nodo importante, ci sono due mi confondo pure con le cifre, 2 milioni di euro sul quadruplicamento della fortezza Brennero, non c'è nulla, però i soldi ci sono tra Brescia e Verona, perché è stata fatta la variante per l'aeroporto di Montichiari, cioè da Brescia fino a Montichiari, 14 km, 1.206 milioni di euro per un aeroporto dove la notte partono due aerei per trasportare le lettere e i plichi postali. Avanti. Voglio farvi vedere che l'aeroporto importante di collegamento, quello di Verona, ha 90 milioni di costo e zero finanziamenti. Come vorrei far vedere l'accessibilità a Malpensa, 1.200 milioni di euro, vi servono pure 1 milione di euro, cioè i collegamenti sull'aeroporto importante, il Marco Po, il Valerio Catullo, Malpensa e Fiumicino, non c'è nulla, però su Montichiari sì. Avanti. Nel mese di ottobre il governo, prima di predisporre la legge di stabilità, deve anche aggiornare il documento di economia e finanza approvato nel mese di aprile. Questo passaggio ha nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è propedeutico alla stesura della legge di stabilità. Come vedete, 30 settembre 2014, l'allegato 3, che ci dice quanti soldi ci sono. La successiva. Ecco, andiamo la successiva ancora. Eccole qua. Brescia, per una Padova, dov'è? Brescia, eccola qua. Verona-Vicenza, vedete? 6.051 milioni di euro, disponibilità 459 milioni di euro, ci devono, mancano 5.592 milioni di euro, atto del governo e del Parlamento nel mese di ottobre
del 2014. Le critiche? No, ci sono nella legge di stabilità. Andiamo a vedere se è vero. Questa è la scheda di sintesi per il Parlamento del 21 dicembre 2014. Vediamo che ci dice. Ci dice che la tratta Brescia-Verona-Padova, attenzione, va fatto con la tecnica dei lotti costruttivi. Che cos'è un lotto costruttivo? È diverso dal lotto funzionale. Il lotto funzionale realizzo l'infrastruttura e la uso. Il lotto costruttivo ne faccio un pezzo e poi se ne parla se avrò i soldi e quanto li avrò. Questa è la tecnica scelta per realizzare l'alta velocità su questa tratta successiva. Dov'è che io trovo, dovrei trovare i soldi? Nella tabella E, vedete? La tabella E determina per le leggi che dispongono spesa a carattere pluriennale in conto capitale, nel nostro caso, dovrei trovare i soldi nella tabella E, quei soldi che mancano, 5,9 miliardi, dovrei trovare all'interno della tabella E, vediamo se è vero. Questa è la tabella E. Addirittura sulla Brescia-Verona-Padova nel 2015 tolgono 90 milioni di euro che ridaranno nel 2017 e ridaranno dopo il 2017, vedete? 2.800 milioni di euro nel 2018. Nel lungo periodo, dicevano, scusa, l'unica certezza sono tutti morti. Quindi anche questa, diciamo, nota è una nota, è un elemento così di riferimento che non ha nessun collegamento con la realtà, è una cifra messa lì, un qualcosa scritta sulla sabbia del deserto. Nel 2018, quindi la realtà è che su questa tratta ci sono 469 milioni di euro e null'altro. L'altro elemento acquisito è che si è scelto di utilizzare la tecnica dei lotti costruttivi. La successiva. No, vado ancora avanti. Vado ancora avanti. Aspetti, voglio far vedere. No, vado avanti. Vado ancora avanti. Vado ancora avanti. Chi è che approva? Questo è l'articolo 167 del codice degli appalti che disciplina questo tipo di infrastrutture che sono infrastrutture strategiche. Vedete? Il Presidente della Regione e Province, sentiti i comuni, alla faccia del federalismo, sentiti i comuni. Io ti faccio un'infrastruttura, ti modifico il piano regolatore tuo, perché approvo io progetto preliminare, io CIPE, in cui il presidente della tua regione, vale per un 14esimo, e ti sento. Poi vediamo nel contesto vicentino invece come è spacciato questo sentire. La successiva. Vado ancora avanti, vado ancora avanti. Questa è una ricerca di Intesa San Paolo, accluso al rapporto della Fondazione Nord-Est, che come sapete esce ogni anno. Vediamo relativamente alle esigenze dell'economia veneta, quali sarebbero invece le relazioni fondamentali per questa economia, la successiva. Vedete, queste sono le, diciamo, le prime 10 sbocchi commerciali per le regioni italiane. Vediamo il Veneto, il primo sbocco commerciale qual è? È la Germania, quindi il nodo di Verona, quindi il Brescia. Il secondo qual è? Ancora la Germania e la Francia, quindi le connessioni verso il Luxemburg e il Gottardo, dove non c'è assolutamente nulla. Però si incrementa verso est con l'assenza di risorse, con quella tecnica costruttiva, e noi troviamo che la Polonia nell'interscambio con il Veneto è il quarto mercato di sbocco. Quindi, diciamo, nella gerarchia degli interventi o delle allocazioni dei finanziamenti,
Doveva esserci il corridoio centrale invece che questo Mediterraneo. La successiva? Ma come interpretato Vicenza tutta questa vicenda? Beh, con un qualcosa che questa è, si chiama relazione generale allo studio di fattibilità. Allora, la prima cosa da dire è che nel codice appalti che disciplina le infrastrutture strategiche non esiste un'approvazione dello studio di fattibilità, però il Comune di Vicenza, probabilmente ritenendosi autonomo come soggetto della legislazione a parte, a margine rispetto a quella centrale, ritiene che le opere strategiche si possono approvare con uno studio di fattibilità, la qualcosa, oltre che essere difforme rispetto alla regolamentazione, è destituita di qualsiasi fondamento. La successiva. Allora, c'è tutta una... Io voglio invitarvi a leggere questa cosa. Nel 2014, su iniziativa della Camera di Commercio, un soggetto non istituzionale, e con l'adesione della Regione del Veneto e del Comune di Vicenza e delle categorie economiche, abbiamo visto che i comuni sono sentiti e la Regione del Veneto vale per un quindicesimo. Che fanno questi? Niente di meno aboliscono la delibera del CIPE che l'ha approvata il Presidente del Consiglio e 14 ministri. Se non è singolare, atipica, una procedura del genere, veramente da Repubblica Autonoma o Principato, forse il Principato di Vicenza è un Principato autonomo perché deroga dal quadro normativo e crea una procedura, diciamo, tutta particolare in difformità a quelle che è il codice a parte, quello che è il regolamento attuativo del codice a parte, la successiva. Addirittura io vi invito a fare anche la dottoressa Marta, sta roba qui, che sta cosa qui non sta nel cielo né in terra e produce un danno patrimoniale. Che fanno questi? Con uno studio di fattibilità, che ribadisco, non esiste questa procedura. Addirittura parlano di espropriazioni. Cioè, voi vi rendete conto nel momento in cui io do una notizia di espropriazione su un segmento di tracciato, io come minimo inciso i valori patrimoniali delle residenze, o no? Lì è una residenza che può essere espropriata, ma non lo può dire lo studio di fattibilità. Devo avere un progetto preliminare, un progetto definitivo, non certamente uno studio di fattibilità. Nel momento in cui viene affermato questo, io sto producendo, consapevolmente o inconsapevolmente, un danno patrimoniale. Addirittura fanno la quantificazione degli espropri, 107 milioni di euro. 107 milioni di euro sulla serie, sono espropriati solamente quelli che si trovano sul sedime, cioè sulla piattaforma dove ci sono i due binari, e nessun altro. E sono indennizzati attraverso una serie di particolari procedimenti quelli che sono di fronte al treno, cioè si affacciano e gli passa il treno, e si chiamano frontisti. Nessun altro, quello che sta dietro, non viene indennizzato. La successiva, grazie. Alla faccia dell'articolo 100, avete visto che non è che il Comune di Montecchio è citato la Camera di Commercio, l'Associazione di Arte e Mestieri, di estrazione medievale, è citata la Regione. L'articolo 114 supera la concezione di Stato e dice la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, Regione e Stato. Il comune è equipollente sul piano costituzionale con lo Stato, ma il comune, in quella robaccia di prima che si chiama studio di fattibilità, giuridicamente inesistente per le opere strategiche, non compare affatto. La successiva. Questo è il bilancio triennale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre del 2014. Uno può dire, vabbè, senti, ma gli anni prossimi li avremo i soldi, vediamo se è vero. Qui abbiamo le entrate tributarie che, come vedete, crescono. 444 milioni nel 2015
a 4,68 nel 2016 e via dicendo. Poi abbiamo le spese. Io devo andare a vedere le spese per investimento. Veramente dovrei vedere le spese per investimento, sono spese in conto capitale e investimenti fissi lordi. Io dovrei vedere investimenti fissi lordi. Però contentiamoci per adesso di vedere le spese in conto per investimento. Nel 2015 42 milioni di euro. Vedete di quanto scendono nel 2016? A 34, scendono di 8 miliardi di euro. Quindi, ragionevolmente, sulla base di un bilancio triennale dello Stato, devo dire, senti, ma tu apri che non hai i soldi, li fai con i lotti costruttivi, ma tu mi apri dei buchi, ma quanti li chiuderai questi buchi qua? Punto interrogativo. La successiva. Questa è la gazzetta ufficiale del 3 dicembre 2012, è stata 29 dicembre 2014, è l'ultimo bilancio triennale dello Stato. Avanti. Beh, qui si vede la stessa roba di prima, quello che vi faccio vedere. Avanti, vado ancora avanti. Vado ancora avanti. Allora, questa è la legge che istituiva il lotto costruttivo. Se può zoomarla a destra. Allora, questa è. Si scende un po'. Io voglio farvi vedere solo una cosa. Questa è l'istituzione del lotto costruttivo. Dice, tu puoi fare il lotto costruttivo, si fa per dire, questa è una boiata, però devi avere il 20% disponibile del costo complessivo dell'opera. Questo dice la legge. Vediamo che hanno fatto. Vado alla successiva. Nel 2009, legge ad hoc, dicono l'alta velocità per la Napoli-Bari, la Milano-Venezia, la puoi aprire pur se hai il 10%. E poiché sulla Verona-Vicenza non avevano nemmeno il 10%, se no avrebbero dovuto avere 610 milioni di euro, che hanno fatto? Hanno spaccato. Hanno detto noi ce l'abbiamo, sì, però ce l'abbiamo tra Verona e Vicenza. E su Vicenza e Padova, no, lì abbiamo zero, però se non fai la Verona, se non fai la Verona-Vicenza, se fai la Verona-Vicenza col 10%, quando verrà, chi è che ti preclude poi la possibilità di fare, di chiudere da Vicenza fino a Padova? Quindi modificano al 10, poi spezzettano la tratta per farla entrare all'interno della procedura di appalto e all'interno della procedura approvativa, la successiva. Questo è il bilancio del Ministero del Ministero dell'Ambiente. Quanto spende lo Stato per il dissesto idrogeologico? Un euro ogni 10.000 euro di spesa, di PIL. Quanto spende per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento? Come prima, un euro ogni 10.000 euro di ricchezza. Che vuoi dire? Voglio dire la grande differenza e la grande sensibilità del legislatore rispetto a investimenti infrastrutturali di quella tipologia qui, rispetto al dissesto idrogeologico in atto dappertutto a causa anche del riscaldamento globale e sulla questione integrata dell'inquinamento successivo. Si vada ancora avanti, queste sono le curve. L'ulteriore domanda è, ma è proprio vera? La risposta sempre che dava qualcuno a Vicenza, qualche responsabile istituzionale, era non c'è niente, non ci sta sulla linea neanche una spilla. Vediamo se è vero, queste delle ferrovie, dicendo, vediamo se ci sta nemmeno una spilla. Vedete sta roba in rosso? È la quantità di treni che al giorno è possibile fare. Vediamola. Allora, Verona-Vicenza, quanti treni ci possono fare in più al giorno? 108. Quindi non è vero che la capacità residua è zero e che non ci sta nemmeno uno spillo. Obiezione qui. Sì, però ci sono momenti del giorno in cui i treni ce ne vogliono moltissimo. Questo ragionamento non sta in piedi. Questo ragionamento non sta in piedi. Perché hanno speso 4 miliardi di euro
per un sistema che si chiama SCMT, vuol dire sistema di controllo marcia 3, solo che impauriti dal disastro del pendolino del 1997 hanno tarato quel sistema sulla vecchia normativa, elevato la velocità commerciale e ridotto la capacità dei tratti. Questa è la ragione fondamentale. Guarda avanti, andate avanti, scusi, guarda pure avanti, questo è l'altro quadro, guarda ancora avanti. Questo è, no, no, era quello di me. Vabbè, lasci qua. Questo è il libro di ingegneria ferroviaria, edito dal Collegio Ingegneri Ferroviari. Fa l'analisi storica dei treni che c'erano sulla linea. Vediamo qua. Se può zoomarlo, la Venezia. Sì, sì, lo so, è un libro vecchio quello lì. Magari hanno. Fermo. Vedete la Milano Venezia. Nel 50 abbiamo visto che c'erano lì 123, 133. La Milano Venezia, vedete, 108 treni nel 50, nel 60, 163 treni, 170, 190 treni. Quindi la capacità, c'era un flusso di treni rilevanti e comunque superiore a oggi, e se andiamo a fare un'analisi delle velocità commerciali ci arriviamo, perché se fate la comparazione tra quanto impiegava un Intercity da Torino a Venezia nel 97 e quanto impiega oggi, c'è una differenza di 15 minuti a favore di quel tipo di treno di nel 97. La successiva, poi mi dica il tempo, che vada avanti, vada avanti ancora. Fermo qui. Allora, questa è la tabella del Ponte Nazionale dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture. Vediamo, ma sta domanda espressa dai viaggiatori è rilevante a carattere regionale o è rilevante sulle lunghe distanze? Vediamo. Allora, noi possiamo vedere, vedete, viaggiatori trasportati 523 milioni, va bene? Merci, tonnellate trasportate 46.078. Attenzione, l'incidenza del trasporto merci è del 6%, perché sulla gomma ci vanno 1.370 milioni di tonnellate e il Veneto movimenta 180 milioni di tonnellate, il 70% dei quali è all'interno della regione. Avanti. Vediamo, vedete il trasporto regionale? Vedete? Vedete com'è rilevante? Vedete che la maggioranza, cioè il 90% del trasporto viaggiatore in ferrovia è un trasporto in ambito regionale, però la gran parte degli investimenti noi la facciamo sull'alta velocità, cioè rispondiamo alle esigenze del 10%, legittimo per carità, però non è che deve. Prima lei giustamente ha parlato del costo, io le do un costo che forse in qualche altra galassia la potremmo trovare. Un costo del tunnel in Val di Susa, 12,1 chilometri, noi paghiamo 2,8 miliardi di euro, con un costo al chilometro di 237 milioni di euro, a seguito di un accordo internazionale firmato dal ministro Passera il 26 gennaio del 2012. Vado ancora avanti. Sempre, ma l'altra cosa che è, ma è strategica, la linea è strategica. Scusa, ma che vuol dire strategica? Non risponde nessuno, perché poi la risposta dei sindaci è strategica. Ma è strategica che migliaia di tir mi transitano sotto delle Alpi invece di transitare sopra? Ma qual è il beneficio del traffico di attraversamento? Il pedaggio autostradale? E questo è il beneficio del traffico di attraversamento? E quanti sono i costi ambientali e sanitari di una mole di attraversamento su gomma? Perché il traffico medio sulla A4 è stato medio
di 264.000 veicoli al giorno. Allora, voi capite che qui, anche qui, c'è un approccio che è un approccio singolare di chi decide, no? Sulla strategicità di un corridoio infrastrutturale rispetto a un altro. Vado avanti. Questa è una porcata, lasciamola stare, sulle terre, le terre dell'amico nostro, là. Amico. Vado avanti. Questo vedete quel sistema che vi ho detto io, sistema di controllo marcia treni, è su tutti i chilometri della linea. Però è chiaro che se tu lo tagli su una velocità, che come funziona questo sistema? È tarato sulla velocità che tu, il treno, se la tu la superi, ti mette in cortocircuito e ti fermi. Adesso, se tu la velocità commerciale in approccio la vai a 30 km all'ora invece che a 60, anche nell'attraversamento dei nodi, io quello che ho guadagnato sulla linea lo perdo nell'attraversamento, nell'approccio. Il punto è tutto lì, è nell'assunzione di responsabilità, anche se sul pendolino sarebbe lungo, sui morti che ci furono nel 97 sull'incidente di Piacenza. Ma lo so, vogliamo. Vado avanti. Questa è l'unica analisi fatta dalla Bocconi sulle linee alta velocità. Guardate qui, Torino-Milano, vedete? Rispetto ai costi che ci sono stati, ci volevano all'anno 8,9 milioni. Scusate, il numero passeggero. Secondo i costi, ci volevano all'anno, vedete, 14,2 milioni di passeggeri. Invece, quanto ne abbiamo? 1,2-1,5. Chi paga? Pantalone. Vediamo la Roma Napoli, quanto ce ne volevano? 7,9. Quanti ce n'è? La forchetta è tra 2,6 e 3,2. Si avvicina un po' al carico stimato unicamente la tratta Milano-Bologna. Come potete vedere, siamo a 8,9 e ci avviciniamo con un limite superiore a 7,2. E la Bologna-Firenze, insomma, più o meno. Le altre sono tutte in perdita. Avanti. Vado ancora avanti. Una fece. Allora, ma tutti questi soldi, diciamo, estratti attraverso le tasse e la tassazione anche delle rendite finanziarie, veramente molto meno, dove sono andati a finire? Visto che non riesco a finanziare infrastrutture. Un indice di infrastrutturazione bassa, una pressione fiscale alta, nei prossimi anni come succede? Ecco, c'è un valore che si chiama avanzo primario. Che cos'è? È la differenza tra entrate dello Stato, uscite, quindi spese dello Stato, senza contare gli interessi. Bene, dal 92 al 2012 tutti gli italiani hanno dato in più rispetto alla spesa qualcosa come, eccolo lì, 700 miliardi di euro che hanno finanziato. Che cosa hanno finanziato? Interessi sul debito pubblico per 1750 miliardi di euro, perché il saldo primario è inferiore alla quantità di interessi da pagare, è cresciuto il debito pubblico, eccolo qui, fino ad arrivare oggi a 2.102 miliardi di euro ed un rapporto rispetto alla ricchezza che supera il 134%. La successiva, vado ancora avanti, ma su sta roba qui ha una sua incidenza e una sua rilevanza la questione della corruzione, vista anche l'emersione recente dei casi dell'esposizione universale, nei casi del Mose di Venezia, dove Luca Ladoro, che poi mai denominazione fu più conforme, ha 200 conti corretti, 88 posti in consiglio di amministrazione, ha parlato, e è stato condannato a un anno e mezzo e si è tenuto tutto.
Allora, per quanto riguarda la corruzione, c'è una quantificazione di 60 miliardi, nell'indice della conduzione internazionale su 174 paesi siamo al 72esimo posto e per la Banca Mondiale siamo i peggiori in Europa. Avanti, e ho finito. Queste sono le parole di Draghi. I soldi li abbiamo messo per gli investimenti, come gli altri, solo che però possono tantissimo ed avere pochissimi investimenti. L'ultima, questa qui la devo dire per forza. Ma quanto è il sovracosto per la pubblica amministrazione negli investimenti pubblici? Questa è la relazione del procuratore generale della Corte dei Conti, guardate, costi delle grandi opere maggiorati del 40%. Allora, su questa tratta di 6.051 milioni, 4 per 6 fa 24, almeno 2,4 miliardi di euro, potevano essere risparmiati attraverso una gara europea non fatta, ma data a trattativa privata, da Incalza nel 1991 al consorzio dei CAP2, la cui capofila è Salini. E ho finito. Tre